Martedì 27 ottobre sarà fatta uscire la merce dallo stabilimento. Non potranno essere tollerate forme d'ostruzionismo e di impedimento ed i responsabili di tali comportamenti saranno denunciati alle autorità. Così i vertici della Gibus hanno annunciato, con un comunicato aziendale rivolto ai lavoratori dello stabilimento di Casalguidi, la scelta di portar via le merci pronte. Una posizione definita dai sindacati come l'ennesima forzatura che inasprisce un clima già pesante. Da alcuni giorni circa 30 lavoratori dello stabilimento pistoiese sono in assemblea permanente contro la decisione del gruppo padovano di chiudere il sito produttivo. Una riorganizzazione che la Gibus motiva con il bisogno di garantire la sopravvivenza stessa dell'azienda. Nella nota la Gibus, che ha detto di non aver posto ostacoli alle forme di lotta dei lavoratori, parla di blocco delle merci ed iniziative che hanno fisicamente impedito l'uscita dei camion dallo stabilimento. La consegna della merce è definita come un'operazione necessaria per evitare un gravissimo danno. I sindacati di categoria di CGIL, CISL e UIL hanno però rigettato le accuse. Nessun dipendente o rappresentante sindacale ha fisicamente impedito l'uscita dei mezzi, visto che nessuno si è presentato chiedendo di entrare. I rappresentanti dei lavoratori hanno così puntato nuovamente il dito contro la mancata convocazione, annunciata venerdì scorso, di un tavolo, confermando la disponibilità ad un confronto con la Gibus, al quale, scrivono, non ci siamo mai sottratti.